Sono molto orgoglioso di presentare il cartellone degli eventi estivi di Castelli che inizia il 29 luglio e finisce il 31 agosto. Sono quasi 40 eventi, io devo ringraziare innanzitutto la consigliera Alessia Di Stefano, il vice sindaco Francesca Treani che hanno lavorato nel dettaglio alla realizzazione. Un ringraziamento molto sentito va agli enti finanziatori, innanzitutto al consorzio BIM che ha dato un contributo considerevole alla nostra amministrazione, la fondazione Tercas e anche la Camera di Commercio, quindi che ci sono sempre vicini per organizzare questi eventi. È un programma che torna nella sua completezza dopo il Covid, perché sono stati degli anni dove ovviamente abbiamo avuto delle restrizioni, oltre a quegli eventi che siamo riusciti comunque sempre a riproporre, tipo la mostra mercato, il lancio del piatto il 15 d'agosto, ma torna per esempio la Sagra della Morta della La Piastra nella frazione di Colle d'Oro, quindi eventi molto importanti e invitiamo tutti a venire a Castelli. La mostra mercato dell'artigianato ceramico che giunge quest'anno alla sua 59esima edizione, che è l'evento cardine attorno al quale aggiungiamo tutte manifestazioni divertenti, allegre, che spaziano dal teatro alla musica, alla danza aerea addirittura. Insomma, per trascorrere una piacevole giornata a Castelli si viene, si visita la mostra mercato, le varie mostre d'arte moderna e invece tradizionale che vedrete nel nostro piccolo borgo e sicuramente sarete accompagnati da uno di questi vivaci eventi che allieteranno il vostro soggiorno.